Oltre a essere giunti alla fine di un anno, questa volta siamo giunti anche alla fine di un decennio, quindi andiamo a vedere quali sono state le top 10 sneaker più hype dal 2010 al 2019. Ormai più di un mese fa Complex ha pubblicato un articolo in cui stilava la classifica delle 10 sneaker più hype nel decennio 2010-2019 e Nico mi ha proposto di fare un video riguardo questo articolo. Io ancora non l'ho visto, quindi vedrete un po' le mie reaction a caldo vedendo queste 10 sneaker, vi dirò cosa ne penso e Nico invece vi dirà cosa pensa lui un po' più a freddo, avendo avuto tempo per pensare effettivamente a quali erano più o meno le sue top 10 sneaker del decennio. Sicuramente il decennio che si sta per concludere è stato un decennio incredibile per le sneakers, perché veramente hanno raggiunto vette incredibili, soprattutto negli anni, penso 2013-2014. Penso sia stato l'apice del successo dello sneaker game in particolare. Noi è stato proprio in quegli anni che siamo entrati effettivamente nello sneaker game. Prima eravamo un po' troppo piccoli, quindi anche le nostre eventuali opinioni saranno anche un po' riferite a quelle che erano le nostre immagini, le nostre idee di sneakers, soprattutto quando siamo entrati, le cose che ci hanno colpito di più. Ma adesso basta, cominciamo subito con il video. Partiamo naturalmente dalla sneaker numero 10, andiamo a finire con la sneaker più hype del decennio, e Complex in questa lista al numero 10 ha voluto mettere una sneaker che è stata rilasciata nel 2011. Noi non eravamo totalmente nello sneaker game ancora, sì, forse ci facevano le scarpe, ma non così come adesso, e parliamo delle Jordan 11 Concord. E prima di farti parlare, io ci ho riflettuto bene su questa lista. All'inizio pensavo fossero nella posizione giusta, ma adesso se dovessi farne una io la metterei qualche posizione più in su. Per me è un po' difficile dire se la metterei un po' in su o un po' in giù, perché non ho effettivamente idea di una lista ben precisa delle sneaker che sono uscite in questo decennio, quindi non lo so. Non conosco benissimo la versione del 2011 e non so perché effettivamente l'abbiano preferita la versione 2018, perché anche quella lì era praticamente quasi uguale all'originale. Ok, io penso che in questa lista Complex abbia voluto mettere proprio le sneaker che hanno avuto più hype, le Ah, più 10 hype. release con più Ah, ok. hype, e Ah, è vero quindi che c'è secondo stato me, tutto un esatto. casino, un pazzesco per le Concord 2011. Sì, ci può stare, sì. Poi le Concord sono una scarpa incredibile, sì. Poi soprattutto anche dopo il 2011 le Jordan 11 sono diventate praticamente la Jordan preferita di qualsiasi sneakerhead, perché l'anno dopo secondo me sono state rilasciate le Corretto. Bread e quindi da lì è stato tutto un delirio. Secondo me potevano meritare qualche gradino in su, mi direi qui tu alla fine cosa ne pensi? Sì, ci penserò, però sì, riflettendo a tutto l'hype che c'era attorno alle Concord nel 2011 ci può assolutamente stare questa posizione. Perché infatti quando si parla sempre di casini nello sneaker game si hanno sempre quei video dei mall che Sì, vengono distrutti. distrutti da tutte le persone perché volevano comprare queste scarpe qui. Per la sneaker numero 9 dico subito che secondo me Complex ha sbagliato di certo, ma di tantissimo. Secondo me questa è una di quelle sneaker che è nelle top forse 5 del tutto il decennio. Siamo nell'anno 2015, quindi eravamo abbastanza già immersi nello sneaker game. Alla posizione numero 9 ci sono le Adidas Easy Boost 350 Turtle Ah, no, sì, non so, perché ancora una volta non so, non mi ricordo bene cosa ci sia più su, però probabilmente una delle mie Yeezy di Adidas preferite, assolutamente una scarpa incredibile. Sì, le V2 alla fine sono arrivate un po' migliori come shape, però se dovessi scegliere probabilmente una 350 sceglierei queste, e poi dopo hanno avuto un hype pazzesco alla release. Non so adesso quando si trovano le paia, tipo 2005, no, Sì, probabilmente. adesso i prezzi sono praticamente quasi easy, tipo Nike, quindi sono veramente dei prezzi incredibili, ma soprattutto l'hype che c'è stato. Questa scarpa probabilmente ha fatto entrare tantissima gente nello sneaker game. 2015, quelli che l'hanno fatto forse un po' per moda, l'hanno fatto per questa scarpa qui. Quanti fake ci sono delle Turtle Dove in giro di tutti i tipi, incredibile. Quindi sì, questo dimostra che era una scarpa diversa e che è piaciuta non solo agli sneakerhead, ma a qualsiasi persona. Quindi è stata sicuramente d'impatto, soprattutto nella cultura dello sneaker game. Passiamo all'ottava posizione, sinceramente qua c'è una sneaker che forse dal punto di vista estetico mi piace di più delle Turtle Dove, ma non so perché siano state messe al di sopra. Parliamo dell'anno 2017-2018 perché sono state rilasciate in 2 anni diversi, sono le Sean Waterspoon Nike Air Max 196. E con tutto il bene che posso avere per Sean Waterspoon e per questa sneaker che è uno dei miei grail, non mi sarei mai immaginato che fossero sopra le Turtle Dove, perché ok, hanno avuto un sacco di hype, sono state la scarpa dell'anno praticamente in 2 anni di fila, sia nel 2017 che nel 2018, però
Non lo so, io probabilmente l'avrei messa al numero 10, nonostante appunto le ami così tanto. Io ho sempre detto che in realtà non sono un fan così grande delle Sean Waterspoon e continuo a non esserlo, anche quando si sono alzati di prezzo così tanto. E quindi non so, questa è una classifica un po' particolare perché sono le scarpe più hype. Quindi c'è sicuramente stato moltissimo hype intorno a questa scarpa, però penso soprattutto quando Sean Waterspoon ha dichiarato di non voler più fare collaborazioni con Nike. Quindi da lì la gente ha capito il valore effettivo della scarpa. Però personalmente, come estetica, come impatto sullo sneaker game, secondo me sia più giù delle Concord che più giù delle Turtle Dove per ora. Passiamo alla settima posizione, e questa penso sia l'unica sneaker di questa lista rilasciata nel 2019. Malik ha avuto anche la fortuna di acquistarle, quindi avrà già capito, sono le Jordan 1 per Travis Scott. E penso che la posizione, non so, forse sia un po' alta, più che altro perché continuo a vedere le Turtle Dove sotto e dico sì, questa è stata una sneaker che ha avuto un impatto grandissimo secondo me sullo sneaker game, su tutto quello che è anche il merch di Travis Scott. Il market ha fatto un boom pazzesco, però non penso che queste siano più importanti delle Turtle Dove del 2015. Però nonostante questo, di sicuro appartengono a questa lista perché in quest'anno praticamente si è parlato solo di questa sneaker. Sì, sono abbastanza d'accordo. Ancora devo un po' capire con il tempo riesce a capire effettivamente la portata di una sneaker. Questa è veramente una delle migliori dell'anno, senza dubbio. Sicuramente la release con più hype dell'anno, e anche questo non c'è dubbio. E non lo so, forse è la posizione giusta, ma sulle Turtle Dove che dovrebbero andare più su. Passiamo alla sesta posizione, e qui troviamo una sneaker che secondo me dovrebbe essere molto più su, probabilmente anche questa nella top 3. Parliamo dell'anno 2017 e parliamo di una sneaker leggendaria secondo me per questo decennio, ovvero le Jordan 1 per Off-White. La prima colorazione, la Chicago, che è al sesto posto, e sinceramente all'inizio ero un po' indeciso sulla posizione, ma adesso sono sicurissimo che debbano stare molto più su, perché questa sneaker alla fine ha dichiarato al 100% il fatto che Nike sia il brand con più hype, perché negli anni precedenti, non so se ve lo ricordate, ma Adidas con le Yeezy, con comunque Kanye, le Ultraboost stavano dominando, esatto, anche con le Farrell, stavano dominando il mercato. Nike era veramente in crisi, c'erano proprio le azioni in borsa che andavano giù, ma dopo questa sneaker e dopo tutta la collezione di tema, diciamo che questa sneaker la rappresenta al meglio, non c'è più stata storia. Adidas non ha potuto più competere con Nike, e quindi secondo me questa sneaker merita almeno il terzo gradino del podio. Sono abbastanza scioccato, l'avrei messa nella top 2, cioè se la giocavano questa e un'altra che penso sarà la, cioè, suppongo, non lo so, sarà la prima, e non lo so, perché non mi viene in mente nel decennio un'altra sneaker, oltre a tutto l'hype che ha avuto, ma anche il cambiamento nello sneaker game che ha portato. Praticamente dal The Ten in poi tutti hanno voluto fare comunque delle sneakers con delle patch o destrutturate, rimesse insieme. Comunque tutti si sono ispirati un po' al Virgil Off-White, quindi secondo me ha avuto un'importanza incredibile sullo sneaker game, e sono stupito che si trovi solo alla 6. Adesso voglio vedere chi c'è di così incredibile sopra, però penso che almeno la top 3 ci debba stare. Sì, più che altro perché queste, come le Turtle Dove, hanno fatto entrare una marea di gente nello sneaker game, tantissima gente che voleva solo acquistare un paio di Off-White, e nonostante ci siano state veramente tantissime release, le Off-White sono ancora le sneaker più calde sul mercato, forse con le Travis Scott, ma perché sono uscite da poco, quindi veramente il sesto posto è sprecato per questo. Passiamo alla quinta sneaker della lista, e sono veramente curiosissimo, questa è la scarpa di cui sono più curioso di vedere la reazione di Malik. Parliamo appunto del quinto posto, parliamo del 2011, quindi ancora forse noi non possiamo giudicare benissimo l'impatto che ha avuto questa sneaker sullo sneaker game, però vi dico subito che secondo me è un po' azzardato metterla al quinto posto, ma sono le Nike LeBron 8 South Beach. E ci tengo a dire qualche retroscena per chi magari non conoscesse un po' la storia di questa sneaker. Comunque questa scarpa è stata rilasciata l'anno dopo che LeBron si è trasferito da Cleveland a Miami con la sua grande The Decision, che è stata streamata tra virgolette in televisione su ESPN. Quindi bisogna forse un po' pensare all'impatto che ha avuto LeBron andando da Cleveland a Miami, e quanto questo ha influito su appunto la creazione di nuove LeBron South Beach, tutto il movimento delle Nike LeBron, sul fatto che lui abbia avuto anche un contratto
da miliardario praticamente con Nike, Lifetime, e il fatto che forse prima di questa sneaker, questa colorazione South Beach non è che si trovasse tantissimo, forse questa è stata la prima vera colorazione South Beach, quindi ci sono da tenere in conto un po' di fattori, però secondo me il quinto posto è un po' azzardato. Allora sì, allora dico subito che sopra le Off-White sicuramente no, e però allo stesso tempo, ok, penso che esteticamente sia una bella sneaker, però non tra le migliori di sempre, però sicuramente ha avuto un grande impatto sia sulla linea Nike Basketball, perché da lì in poi praticamente facevano uscire nuove colorway sempre, andavano sempre sold out, c'era anche reserve su Nike Basketball, sulle LeBron, sulle Kobe. Cioè, questa quindi è una cosa da pazzi pensare, sì, al giorno d'oggi che su delle scarpe da basket ci fossero centinaia di gente a fare camp out davanti ai negozi Nike, Footlooker, così. Questo fatto che ci fosse del resell sulle scarpe da basket, che ai giorni d'oggi, ma mi ricordo anche le collaborazioni, o meglio le colorazioni Galaxy per lo Star Game, quelle avevano dei prezzi veramente incredibili, tutte le Kobe, se non mi ricordo male le 6 o comunque le 7 fino a forse alle 8, quelle lì andavano tutte sold out. Forse questa sneaker vuole rappresentare un po' quel movimento appunto delle Nike Basketball, che era veramente una roba incredibile, cioè soprattutto in America si vedeva molta più gente con Nike Basketball piuttosto che Jordan, cioè era una roba veramente da pazzi, e forse noi non l'abbiamo vissuta al meglio perché appunto siamo arrivati nel mondo delle sneaker appunto un po' dopo. Noi forse delle scarpe Nike Basketball le usiamo più che altro per giocare, non per portarle in giro. Quindi è un po' un peccato, però sì, secondo me ancora una volta le Turtle Dove e le Un Off-White dovrebbero stare sopra, però secondo me è una buona posizione, perché comunque non mi era venuto in mente, però sono sicuramente stata una scarpa epocale sia per la colorazione sia per l'impatto della sneaker.